Iniziamo col Piemonte, 20 persone. Lazio, 70. Speriamo un giorno di essere a Circo Massimo e contarci tutti insieme con un milione di persone e con le bandiere del popolo armeno. Iniziamo questo auspicio, apriamo questa assemblea con questo auspicio, che il popolo e la famiglia possa stare lì, in quella piazza, e riprendersi quella piazza denominata Family Day, che qualcuno la sta usurpando come titolo, perché qualcuno sta dicendo che è loro quella piazza, invece quella piazza e queste persone sono qui, perché non si sono mai vendute e mai si venderanno. Partiamo da qui, apriamo questa assemblea, amici cari, con voi, ringraziandovi intanto che siete qui, veramente giunti da tutta Italia, Sardegna, Sicilia, Treviso, Belluno. Siamo tanti, siamo pochi, sì, siamo circa 200 oggi, pensate. Siamo qui con un colore unico, che è quello del popolo della famiglia. Non siamo i giallorossi, non siamo i gialloverdi, amici cari, ma siamo col nostro simbolo, quale che siamo nati e siamo ancora qui. Siamo ancora qui e non permetteremo a nessuno di toccare la famiglia e i nostri figli, mentre abbiamo dei governanti che sono a qualche chilometro da qui, cari amici. Che cosa stanno facendo? Ma hanno parlato mai e parlano di questa aberrante legge? Chi sentite? Quante persone? Adesso scrivono qualche articoletto scopiazzando. Bibbiano, chi ne ha parlato? Nessuno, amici. E allora noi qui abbiamo veramente qualcosa che dobbiamo capire, e mi auguro che siamo qui veramente con una speranza forte nei nostri cuori. Siamo qui perché ci crediamo, siamo qui perché vogliamo essere un popolo, ma un popolo come? Un popolo come? Ancora tu sei sempre solo qui seduto. Se tu credi in questo e pensi che veramente è una cosa buona, dovrai dire tutto il mondo, quando uscirai da questa sala domenica, e dire: sono stata un'assemblea a fare cosa? A fare cosa sono stato qui? A caricarmi, perché lì c'era della gente vera, c'era, non c'è ipocrisia in quei fratelli, in quegli amici, perché noi siamo qui per far crescere il movimento, non per distruggerlo come qualcuno pensa e vuole fare. Noi siamo qui oggi a ripartire da Pomezia, siamo qui a guardarci in faccia, siamo qui per fare giorni di lavoro politico, amici cari. Non siamo qui come il governo giallorosso, che sta per una poltrona seduti lì e non si vogliono schiudare. Siamo qui perché crediamo in questo passaggio, crediamo in questa assemblea, crediamo che da Pomezia possa ripartire il popolo e la famiglia. E noi siamo e saremo un popolo, io credo che questo, penso che tutti noi possiamo dirlo, che ci ha visto combattere in questo tempo. Siamo state le europee, abbiamo raccolto le firme, abbiamo presentato il reddito maternità, siamo stati sotto l'acqua, sotto la pioggia, sotto il vento, ma siamo stati con una consapevolezza, sotto la neve. Ecco, ricordo tutto il dottor Lucianella, il Nord, Cristina Zaccà, tutti voi, Antonia. Veramente delle persone che non si sono mai fermate. Ma questo perché, amici? Questo perché? Per Tizio, per Caio, per Sembronio? No. Questo perché abbiamo focalizzato ed è chiaro perché stiamo facendo questa buona battaglia. Che è la battaglia della vita, che è la battaglia della cultura, della famiglia, che la vogliono portare via, e perché vogliamo difendere i nostri figli, i nostri nipoti. E dire no alla cultura della morte. E invece questi cosa succede? Che è successo l'altro giorno? Ma amici cari, sai qual è il problema? Che forse qui siamo 200 che lo sappiamo che è successo l'altro giorno. Io l'altro giorno parlavo con dei colleghi in ufficio, nemmeno sanno cosa è accaduto. Non sanno cosa è accaduto. E chi spetta? A chi spetta, signori? Che noi possiamo dire alle persone che stanno facendo? Quanti, ma quanti dei nostri amici che sono lì a Montecitorio, al Senato, seduti e non staccano quel sederino da quella bella poltrona, stanno parlando a chiare lettere, e come ha detto Maria Di Nolfi, che il nostro presidente ha attaccato, che si è messo lì a fare una diretta nudo, perché noi lì davanti ci saremo e ci sarà solo il popolo e la famiglia, amici cari. Perché quel nudo significa che noi andremo a mani nude davanti a queste prossime fabbriche,
lasciatemi passare il termine, fabbriche della morte. Perché oggi, se tu stai male, non devi soffrire, ma c'è qualcuno che penserà a te. E noi che siamo qui, siamo consapevoli che la vita è un dono. Siamo consapevoli che, ammesso e non concesso, ci sia una malattia, ci sia un problema, ci sia un tumore, noi staremo vicino a queste persone. Perché non è un caso che abbiamo scritto famiglia, non è un caso che oggi c'è questa bellezza in questa sala, perché siamo una famiglia, amici cari, e c'è qualcosa che ci distingue. Io vi invito ad andare in queste sale dove c'è Giorgia Meloni, dove c'è l'amico Renzi, dove ci sono tutti questi bellissimi, no? Dove c'è Salvini, e vanno lì. Io vi dico una cosa, ma qui oggi, tutti noi che siamo qui, abbiamo pagato tutti, dal primo all'ultimo, il primo Maria di Orfe e il secondo Nicola di Matteo, e tutti voi che siete qui. In altri partiti riempiono le sale perché gliele paga qualcuno, e noi invece abbiamo pagato qui l'albergo, abbiamo pagato il viaggio, siamo stanchi, ma siamo qui e fieri di essere qui. E non abbandoneremo questo popolo e la famiglia per una poltrona. Finché ci saremo noi non l'abbandoneremo mai, perché noi siamo qui per non guardare ad altri schieramenti, altrimenti qui forse già c'erano degli eletti. Noi siamo qui perché crediamo che il popolo e la famiglia può fare la differenza. E io invito già da stasera ognuno di voi a prendere coscienza: se io sono qui, perché sono qui? Perché sono qui? Perché credo in questo progetto che è tutto in salita e faticoso, o perché voglio una poltrona? Ma io credo che ci sono tanti visi che dall'11 marzo 2016 oggi sono ancora qui, e non hanno fatto come qualcuno che ha abbandonato la nave, no, anzi sono qui ancora più carichi del 2016, e io vi dico con grazie, io dico che siete voi i generali e noi i generali che abbandonano i soldati e vogliono che questo movimento cada oppure chiuda. No, perché qui in questa sala c'è tanta gente preparatissima, c'è tanta gente in gamba, c'è tanta gente che può far il politico meglio di Renzi, meglio di Salvini e meglio di tutta sta ciormaglia che fanno i mestieranti politici, mentre qui ci sono dei papà e delle mamme. Ci sono delle papà e delle mamme che vogliono fare politica, e politica amministrare questo paese, amministrare queste città, come papà e mamme, che è la cosa più difficile, perché noi sappiamo a fine mese come si fa ad arrivare. Chiedete a un politico quanto costa un litro di latte, non lo sa. Chiedete a un politico quanto costa un chilo di carne, non lo sa. Ecco, noi lo sappiamo, e sappiamo quante difficoltà si fa per arrivare a fine mese, e sappiamo quanto è duro per arrivare a fine mese, e sappiamo quanti sacrifici dobbiamo fare. E oltre a questi sacrifici ne stiamo facendo altro, perché pensiamo che un movimento nuovo è l'unico che può fare la differenza politica, e siamo noi del popolo e della famiglia, amici. E io veramente sono contento, siamo contenti con Mario, siamo sentiti poc'anzi, ha detto io sto per arrivare. Siamo contenti perché, nonostante tutte le difficoltà, veramente la bellezza vostra riempie i nostri cuori di gioia. E questa bellezza, io mi auguro che in questo tempo, in questi giorni, possiamo essere leali tra di noi, possiamo essere veri, possiamo costruire il movimento concretamente, senza né io sono Tizio, io sono Caio, ma siamo persone vere, siamo persone che siamo qui chiamati a una missione, siamo chiamati alla buona battaglia, a quella battaglia che noi crediamo che non certo si fermerà, perché c'è un animo forte, perché popola mia c'è amore, popola mia c'è verità, popola mia non c'è una politica scorretta per arrivare a una poltrona, il popolo mia c'è una fratellanza, il popolo mia c'è qualcosa che è vero, perché esiste dal nord al sud, dalle isole comprese, e se esiste lì perché grazie a ognuno di noi che ha fatto questi sacrifici. Anzi, io vi invito, che ho sempre fatto questo invito a chiunque crede veramente nel popolo e famiglia, a iniziare a prendere atto di una cosa: che sicuramente tu hai delle conoscenze in Calabria, io ho delle conoscenze a Milano, tu hai delle conoscenze a Roma, e tu hai Tizio e hai Caio. Passiamoci questi contatti, perché noi possiamo dire veramente, signori, che è importante, se noi crediamo che questo movimento è buono per me e buono per te, diciamolo alle persone, non abbiate paura.
non abbiate paura, come diceva il grande Papa, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. E noi siamo chiamati a spalancare le porte a tanta gente che ha fame e sete di una nuova politica, a tanta gente che non siamo qui venuti tanto per, ma siamo qui venuti per far sì che il gruppo giovane del Popolo Armia, che ringrazio, che sono pochi, e invito anche a voi adulti a portare i vostri bambini, i vostri ragazzi, a portare qui i vostri nipoti, è fondamentale, portateli con voi, parlatene, perché vuol dire che tu non ne parli, perché qui abbiamo dei nostri figli, abbiamo dei nostri nipoti grandi, non ne parli perché? Perché forse ancora, diciamocelo, perché qui siamo la verità, non sei sicuro nemmeno tu, oppure stai dicendo guarda Salvini, o guarda Renzi, o guarda questi che fanno una scalata molto più veloce, no? Allora se è così abbiamo sbagliato, c'è qualcosa che non va, se siamo certi di questo passaggio che stiamo facendo, è ora che iniziamo a invitare caldamente i nostri a scendere in politica, perché noi dobbiamo lasciare questo testimone ai giovani, dobbiamo costruire, dobbiamo lavorare anche con loro, come avete visto non c'è, non abbiamo una grande platea di giovani qui, saranno 10-12 ragazzi, che ringrazio veramente, due ragazzi venuti dalla Sicilia e Bergamo, sono ragazzi d'oro che si stanno impegnando, però vedono che trovano molta chiusura, ma spesso e forse anche da parte nostra, no? E quindi io vi invito, amici, veramente a prendere con serietà questo movimento, a dire io quell'ora che voglio dedicare la voglio dedicare concretamente al popolo e alla famiglia, concretamente, perché non aspettate i miracoli sempre dagli altri, ma pensate che siete voi a fare i miracoli, questo a me veramente mi preme dirvi che faremo questi giorni qui a Pomezia di lavoro, saranno concreti, saranno momenti forti, io voglio capire e vedere e trovare un movimento che fa dei tavoli di lavoro da dove dovrà uscire una linea politica e dove farà parlare delle persone, no? Ascoltandovi, mettendosi in gioco, la presidenza che ascolta, comunque sia di workshop, il tavolo di lavoro, che poi cosa ci porterà a fare? Ci porterà a crescere, ci porterà a far sì quello che non ha mai fatto la politica, perché la politica non ascolta i cittadini, invece noi siamo qui ad ascoltarvi, perché voi siete importanti per Roma, per una presidenza, perché la presidenza non può fare nulla senza il vostro aiuto, non può fare nulla senza il vostro territorio, non può fare nulla senza il territorio che avanza in città, dove dobbiamo costruire ancora dei circoli, dove dobbiamo pensare a un tesseramento, dove dobbiamo pensare a ognuno di noi ha dei talenti immensi e non bruciamoli questi talenti. Quindi questo è fondamentale. Come sapete, dopo avete letto un po' il programma, no? Parleremo con degli eletti del popolo e famiglia e ci diranno tante cose, che è facile, difficile, ma comunque in quel comune c'è un appartenente del popolo e famiglia che mette i bastoni spesso tra le ruote a delle leggi che sono aberranti. Pensate se non ci fosse stato il popolo e famiglia, pensate se non ci fosse stato il popolo e famiglia, tutte queste leggi, Bibbiano, questa legge che io, ma quando solo a pensarla, qualcuno più grande di me c'è in questa sala e direbbe mai avrei pensato che in Italia sarebbe arrivato a questo, eppure ci siamo arrivati, amici cari, eppure ci siamo arrivati. Quindi noi possiamo solo impegnarci in prima persona con le nostre attività che abbiamo fatto, avete fatto, che state facendo, che avete parola sui territori. Avete visto Avvenire ha lanciato un articoletto oggi e dove siamo noi, popolo e famiglia, e questa è una cosa buona, no? Che parla di questa cultura della morte, di questa cultura che è aberrante, io credo che veramente sia qualcosa di schifosissimo. Liberalizzato il suicidio assistito, cioè, ma questo, amici cari, non ci lascia, non ci interroga, e se vedete oggi l'Italia è contenta, è felice, è serena. Cioè, io penso che, dicevo dei colleghi l'altro giorno in ufficio, era meglio che mettevano 50 euro di tasse italiani, non passasse sta legge, perché questa abbiamo fatto un qualcosa che è traumatica, non lo dice nessuno, amici cari,
Io lo voglio dire, lo ricordo anche con un po' di sofferenza, che negli ultimi giorni e negli ultimi mesi si sono suicidati nelle forze dell'ordine quasi, se non erro, 13 persone suicidati. Pensate, ragionate, riflettete. Ma io parlo di quello che mi è vicino, ma voi non sapete e nemmeno immaginate, e non ve l'hanno mai detto e non ve lo diranno mai, in città come Roma, Milano, Torino, Napoli, al giorno quanti cittadini si suicidano. Non lo sapete, io ho delle statistiche ed è dura. E invece adesso abbiamo facilizzato tutto, è molto più semplice, molto più bello, è molto più, cioè, c'era un'assemblea oggi, Giovanotti, buon benvenuti Marco e Fabio. E' bello quello che ha detto il nostro presidente, si apre una pagina orrida e di Far West in cui ci sarà chi si arricchirà sulle sventure degli addolorati. E questo io penso che deve veramente scuoterci, deve veramente metterci qui a dire: amici, dobbiamo essere più forti, veramente dobbiamo riempire il circo massimo solo il popolo e la famiglia, ma veramente. Però poi pensiamo a quello, pensiamo a quell'altro, e quello ha lasciato, quello è venuto, quello non ci interessa. Quella va capito che era stata è molto tortuosa, ma è più tortuosa il popolo e la famiglia o questo bel suicidio assistito? No? Mettiamole, facciamole queste, poniamoci, iniziamone a porre delle domande. Ma io perché sono qui oggi? Perché sono qui? Perché voglio dare un contributo concreto? Mi sono fatto 7-8 mila, 10 mila chilometri? Oppure ascoltiamo, vediamo, che si parla, che si fa, poi vedremo. No, tu sei qui perché ci credi, tu sei qui perché vuoi fare la differenza, tu sei qui perché vuoi andare in quella città e rivoltarla. La devi rivoltare lunedì e dire: io ho deciso, no? Che abbiamo detto, i cristiani faranno resistenza, il popolo e la famiglia che farà? La disobbedienza civile? Ma sì, noi faremo pure quello se c'è necessità, perché un padre e una madre ricorda sempre e sarà vicino alla famiglia, vicino ai bambini e non vicino a una morte facile, ma la vita, essendo un dono, come ci viene data, così ci verrà tolta. Questo porteremo avanti, non porteremo avanti certo la cultura della morte. Perché? Io mi domando, no? Perché deve essere uno Stato a decidere se posso vivere o morire? Voi ve l'avete chiesto? Perché? Perché, amici, è tutto collegato. Perché il welfare sta morendo e quindi davanti a una malattia, davanti a un problema, davanti a una situazione, ragazzi, è più facile spegnere la lampadina che accenderla. È più facile curare un tumore oppure spendere 13 euro. 13 euro, è molto più semplice. E perché deve essere uno Stato? Perché promuovere una politica dello scarto? Quanti invalidi, no? Ne potremmo fare almeno, così le casse dello Stato sono più leggere. E questi soldi dove dovranno andare? Immaginate, iniziate a proiettare, fare delle vostre slide, che siamo così bravi. Pensate a tutti questi passaggi, riflettiamoci però. Io mi auguro che non siete qui veramente a capirla, ma non perché lo dobbiamo dire noi o insegnare noi, perché assolutamente voi siete tutti più bravi, ma perché deve essere un momento e una tappa veramente di essere pronti a fare una resistenza e a dire no, come ha detto Maria di Nolfi, noi andremo lì a mani nude, nudi andremo lì, no? Davanti a queste case, sono già pronti 170 progetti in Italia, non lo dice ancora nessuno, e quindi le case belle, no? Queste sono case belle, vedremo come le ritorneremo, perché a chi interessa questo discorso? A chi interessa che si aprono delle case della morte? A poche persone. Sì, fanno bla 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 bla, la Meloni ha detto la sua, bla, un qualche comunicato, qualche articolo di giornale, non scritto da loro, no? E dopo? Non gli interessa più nulla. Bibbiano, è finito. Questo è finito. Avete visto portare tanta gente per questo? Addirittura, amici cari, io non so se oggi sapete una notizia,
penso gli insegnanti la sanno, il Ministero, il MIUR di Roma, oggi ha mandato una circolare che nazionale dove invitava gli studenti a fare uno sciopero per la salvaguardia dell'ambiente. È importante l'ambiente sicuramente, o la vita dell'essere umano? Proprio il MIUR parliamo, ha fatto una circolare mandandola a tutti i siti d'Italia. È più importante, attenti, l'ambiente, l'uccellino o la vita di una persona? Pensate dove siamo arrivati in Italia. Poco mio nonno che è in cielo, sono morti, piangono tutti i giorni, cioè, è impossibile che sta succedendo questo, è impossibile. Questo è tutto il nostro grande successo? Questo è tutto quello che noi dovevamo fare? Eppure no, amici cari. Ecco, io voglio e mi auguro che ognuno di noi abbia qui questo bagaglio da portare come esperienza, ma oltre personale, di quelle città in cui stiamo vivendo, e partire alla nuova politica. Tu credi nel popolo e la famiglia? Tu credi che il popolo e la famiglia possa fare la differenza? Tu credi che non c'è altra politica più del popolo e la famiglia? Tu perché sei qui? Sei qui per cambiare questa nazione. Credici. Oppure tu, se sei tiepido, non potrai mai avere un seguito. Oppure se sei una persona che comunque fai le marachelle anche nel popolo e la famiglia, pensi che hai un seguito. Se non c'è una faccia che è pulita, che è bella, che puoi portare avanti e puoi dare delle testimonianze, non andrai da nessun posto, neanche nel popolo e la famiglia. E quindi io invito tutti voi, tutti noi, che in questi giorni possiamo fare la differenza, possiamo dire che noi siamo questo popolo in cammino e porteremo e lasceremo i nostri figli, ci la metteremo tutta affinché non vengano toccati i nostri valori, i valori non negoziabili, cultura della vita. I nostri bambini non si toccano, le nostre famiglie non si toccano, le nostre donne non si toccano. E ogni volta che toccheranno loro, toccheranno noi, ma noi ci alzeremo in piedi, come ha detto un gran papa. Ci alzeremo in piedi, amici cari. Io questo appello lo voglio concludere con una frase che io ogni tanto leggo Sturzo quando c'ho il tempo, Don Sturzo. Qui c'è un sacerdote, domani verrà pure un altro. E a me piange il cuore che in questa sala non ci siano dei sacerdoti, perché noi qui non stiamo facendo una politica, noi qui stiamo facendo qualcos'altro che una formazione politica. Noi ci stiamo formando per poter cambiare questo paese. Don Sturzo diceva proprio: appello a tutti gli uomini liberi e forti per un impegno sociale e politico plurale, con una visione di lungo respiro, a servizio del bene comune. Ecco, avete capito? Sono tre righe che penso che dovremmo tutti mettercelo qui la mattina. Ecco, questo è chiamato a fare il popolo e la famiglia. Intanto noi siamo uomini liberi e forti, insomma forti un po' di meno, ma liberi sicuro. Siamo liberi perché non siamo attaccati a nulla. Siamo liberi perché l'altra politica a noi non interessa. Siamo liberi perché ognuno di noi ha una coscienza, ha un amore, ha dei valori che vuole portare con sé come gli sono stati consegnati dai propri genitori e dai nonni. E questi valori noi non lasceremo calpestare. A me tante persone note, primari di ospedali, soprattutto mi hanno detto: Nicola, continuate a fare questi sacrifici, ma il popolo e famiglia non deve mai mollare, perché se mollerà il popolo e famiglia è finita, non ci sarà più alcun valore verso bambini, verso una donna, verso una famiglia e verso tutte quelle persone indifese, che i disabili e gente di scarto. E noi, come sapete, li abbiamo amati, li amiamo e li abbiamo addirittura candidati con noi. E noi abbiamo sempre pensato a chi non ha voce e abbiamo dato noi del popolo e famiglia. Io voglio concludere questo intervento con una frase che è nostra e che anche questa sia di carica per voi, sia di carica per voi e per noi, mettendolo sempre qui. E questa l'abbiamo detta perché
Qualcuno ci poi ci dice, ci accusa, sei troppo religioso, troppo... No, vabbè, ma noi dobbiamo mettere sempre a fuoco una cosa, che è ovvio che non andiamo a fare riunioni, facciamo croce, messe, ma dentro il nostro cuore ci deve essere una cosa certa, che noi faremo la battaglia, ma la vittoria è di Dio e noi non lo rinnegheremo mai, perché questo è il popolo della famiglia. Questo è il popolo della famiglia, ma se tu ti fai la croce non puoi ingannare né un fratello del popolo mio, e tantomeno questa nazione, questo paese con le tue lucerie. È inutile che usi la Bibbia e il crocifisso. Non si possono fare più queste cose, perché gli italiani sono stufi. Il crocifisso si porta dentro. Amare quei bambini che Dio ti ha dato, e se non sono i tuoi, amali ugualmente. E se vedi una donna che soffre, dagli la mano. Perché lì è la differenza del popolo e della famiglia. E se vedi che un anziano sta soffrendo, andiamolo a trovare negli ospedali e mettiamo queste mostrette, non solo per andare in televisione, andiamo a trovare gli anziani in ospedale. Anche questo, popolo e famiglia, è amare lo scarto della società. E allora saremo diversi. E allora saremo un popolo che non pensa a diventare io il ministro, io il parlamentare, io il deputato, ma pensa all'altro, pensa a quella persona che ha bisogno e non sta qui a racimolare qualche soldo in questo movimento. Grazie amici, e io vi invito veramente in questi giorni ad essere un corpo che vuole cambiare questa Italia, un corpo che vuole partire da Pomezia, un corpo che in questi 3 giorni vuole fare la differenza. Grazie.